Siamo a Pune, nell'India del Sud, fra i discepoli meditanti, molti dei quali occidentali, di un insigne filosofo e guru, l'Acharya Bhagavan Sri Rajneesh. साहस न हो तो ध्यान में उतरना ही नहीं। Quello che ora sta per compiersi è il dramma del sannyas, una iniziazione alla vita dello spirito, alla coscienza di essere, attraverso la meditazione. Sembra incredibile che queste persone, fra breve e in preda a un'incontrollata frenesia dei sensi, stiano praticando la meditazione. Il loro corpo esploderà, tutta l'energia compressa in loro verrà liberata con il massimo della violenza. Ma raggiunto l'apice dello sforzo fisico e della tensione mentale, la reazione successiva sarà il completo rilassamento, la calma, la pace della mente. Questo processo fisiologico, anche scientificamente controllato, attinge alla millenaria disciplina indiana dello yoga. E al culmine di esso dovrebbe raggiungersi il più alto stadio spirituale, il dhyam, l'intima fusione dell'individuo con l'assoluto, l'identità col tutto, la coscienza totale o mente totale. Qualcosa sta per scendere in comunione con voi. Quando vi sentirete parte di questa comunione, lasciate che essa si esprima attraverso qualsiasi gesto spontaneo. Lasciate che prorompa la beatitudine che fluirà dentro di voi, con il riso o con le lacrime, con la danza e ogni altro movimento del corpo. Quanto altro vi succede, esprimetelo come un ringraziamento al Divino. Prima del ringraziamento, io vi darò le soluzioni. Dopo il terzo stadio di silenzio profondo, date espressione ora alla vostra beatitudine. Perché ha iniziato il sannyas? Ha ritrovato se stesso? Non ancora, non completamente. Ma ho cercato in molti luoghi diversi l'uno dall'altro di scoprire qualcosa di più di me stesso, di più sul significato della vita. Ho sperimentato modi diversi per vivere la vita più compiutamente, ma fra i molti, questo mi sembra il migliore. La mia vita prima era vuota. Mi accorgevo che, in un certo modo, andavo aggrappandomi al passato, nello sforzo di vivere in funzione del futuro. Intuivo che quanto si svolgeva intorno a me non rappresentava ciò che di più significativo può offrire l'esistenza, ma sentivo che qualcosa di veramente significativo sarebbe avvenuto. Ora vivo nel presente. Passato e futuro sono dimensioni che non esistono. Essere un sannyasi significa morire al passato e vivere il presente in ogni momento.
must tell you again. Ecco, dopo la seconda fase mettete il palmo della mano destra tra i sopraccigli e strofinate per un minuto da destra verso sinistra e dall'alto in basso in continuazione. Così stimolerete quel punto, il centro dal quale si discende nell'interno, nell'intimità dell'io. Strofinate il palmo della mano finché lo schermo che esiste sulla fronte non sia caduto, lo schermo che nasconde il terzo occhio. Grazie al fluire abbondante dell'energia, grazie all'energia che scorrerà in voi, il palmo della mano diverrà il canale attraverso cui l'energia scorrerà là dove risiede il terzo occhio. Questo per un minuto. Poi, nella terza fase, osservate un profondo silenzio. Then go in deep silence in the third step. So now we will begin.